Sergio Rotino è leccese di origine, ma bolognese di adozione. Laureato al DAMS in storia e critica del cinema, spesso, infatti, l'ispirazione per la sua poesia gli deriva dalla narratologia filmica, con tutto il suo strato simbolico e strutturale, proprio in senso semiotico, che essa possiede. Lo sguardo peculiare del mezzo cinematografico assume per Rotino la capacità assoluta di un'interpretazione della realtà più autentica rispetto al puro sguardo binoculare, sia perché gli occhi spesso da una parte ci ingannano, sia perché d'altra parte ci affidiamo troppo spesso alle nuove tecnologie per dipanare il sostrato delle cose, nel senso in cui le tecnologie digitali hanno progressivamente fatto venire meno quel legame che per molti versi è costitutivo tra lo sguardo della cinepresa e lo sguardo umano. Il recupero del valore veritativo dello sguardo della cinepresa si rende evidente in alcuni testi di Sergio Rotino, quelli di Variety 2.1, ispirati a pellicole iconiche e rappresentative, a veri e propri cult. Nella raccolta in questione quasi tutte le opere citate appartengono al genere del cinema horror, come ad esempio un componimento la cui occasione di scrittura è il film di George Romero Dawn of the Dead, l'alba dei morti viventi. Evidenti sono alcune caratteristiche meramente tecniche dello stile rotiniano fin da questa raccolta, per esempio l'ipermetria ostentata del verso, la reiteratio, l'uso in senso sociologico del correlativo oggettivo che offre la chiave di lettura tematica del testo. La simbologia è evidentemente politica, molto spesso, ed è connessa al mitologema del supermercato in questa raccolta specifica, in questo componimento specifico ispirato al film di Romero. Perché, per esempio, Marc Augé antropologicamente definiva in contrapposizione ai luoghi antropici il supermercato come un sito di semplice passaggio di soggetti umani, tra i quali non avviene alcuno scambio, dove gli individui si incontrano senza incontrarsi, il non luogo della surmodernità, caratterizzato da eccessi di spazio e di ego che ci trasforma in zombie, appunto. Quindi il sottotesto nelle composizioni di Rotino è sempre evidente. Soffermarsi su questo componimento mi ha permesso di comprendere alcune sfumature della poetica di Rotino che altrimenti cadrebbero nella secondarietà. Innanzitutto, il genere horror assume il significato di un'analisi simbolica del presente e si svincola dalla percezione di genere per assurgere al valore di ciò che negli ultimi 10 anni di critica cinematografica è stato definito horror elevato, elevated in inglese, per derubricare insomma le classificazioni di generi di serie A e di serie B. E poi soprattutto l'impegno civile della poesia di Rotino è sempre polemicamente presente e costante, anche laddove appare trasfigurato metaforicamente attraverso una volontà teoretica urgente, una tendenza all'ideologia alla quale tuttavia non si fa mai ismo contemporaneo, per parafrasare Capuana. Non so, mi viene in mente ad esempio la storia di Biancaneve, Kal-El, fabula ficta per antonomasia divisa le tre teste di Interstellar Overdrive, altro componimento di Sergio Rotino. Questi testi appaiono per la prima volta nella silloge intitolata Il compianto Biancaneve. Anche lì è un fade in fade out continuo tra il femminile e il maschile, Biancaneve e Kal-El, la protagonista immobile della fiaba per eccellenza, e il giovane Superman in fuga dal pianeta natale nella capsula spaziale. Biancaneve che vive una vita sospesa, che non ha più risposte alla domanda classica del Tiestin, la principessa addormentata che perde la propria identità mitografica e affabulatoria, non si raccapezza più in un io sono, e tale condizione la fa scivolare la sua potenza, la dynamis post-aristotelica del nome proprio di persona, nell'attuazione di un ulteriore shifting semantico, quello che permette di identificarsi nell'eroe dei fumetti per eccellenza, Kal-El, alla cui iconica e proverbiale forza si dice addio, già che egli, ella, non possiede più il superpotere dell'ego sum. La fuga dal pianeta Krypton morente, nel caso di Kal-El, è ciò che lo determina. Lei, invece, come in base alle funzioni di Prop, dorme profondamente causa malefici. Il sottile filo rosso della poetica di Sergio Rotino è anche l'ironia, in un certo senso, ed emerge una fase della produzione rotiniana, la riflessione sul senso del nesso simbolico tra senso e significato, che è quello stesso della poetica che Marco Giovinale definiva appartenente all'area della cosiddetta poesia fredda o sperimentale.
che dir si voglia. La ribellione prende la forma di un accaloramento maggiormente new beat, meno legato alla dimensione della denuncia sociale e più intimistico all'interno della poesia di Gabriella Montanari, che è una poetessa internazionale, internazionalista, oserei dire, perché insomma lei è italo-francese, nata a Lugo di Romagna, ma per motivi di studio si è barcamenata tra Bologna e Roma, poi si è stabilita a Torino. È poetessa, scrittrice, critica letteraria, fotografa, insegnante di letteratura italiana, di francese e di pittura in Italia e all'estero. Collabora con diverse riviste, è editrice e traduttrice di poesia e narrativa dal francese e dall'inglese e ha vissuto per circa 20 anni all'estero, in Belgio, Francia, India, Cina, Togo, accumulando esperienze culturali multiformi. La poesia di Gabriella Montanari si dispone fin da subito su un registro di colloquialità assoluta, nel tentativo di dismettere qualsiasi alone di ricercata sublimità. Fin dalla raccolta Arsenico e Nuovi versetti si rende evidente il carattere volontariamente e decisamente non alto dei propri versi. All'ingresso sono poste queste parole: "Io non sono poetessa", che vogliono accogliere il lettore con un'avvertenza inequivocabile circa l'intenzione non sublimatoria, ma bassa, ovvero provocatoria e sovversiva dell'intera raccolta e direi dell'intera poetica di Gabriella Montanari fino al recente Anatomie comperate. Una reattività che raggiunge il livello addirittura della rabbia, la corporalità portata fino all'esibizione. La libertà verbale, espressiva portata fino alla bestemmia, fino all'antipoesia quasi. Una lotta senza quartiere che praticamente dice Angiulo nella prefazione ad Arsenico in Nuovi versetti, si dirige verso le mosse perbenistiche e autopromozionali dell'io lirico, quindi è assolutamente una intenzionalità antilirica, sovversiva. Nel vero senso del termine, quella che è sottintesa all'interno della poetica di Gabriella Montanari. Si tratta della volontà patente di spezzare la prassi di un linguaggio poetico abusato e di riscrivere le regole del registro formale che possa risultare così adeguato a un argomento ribelle e arrabbiato. In questo senso, noi potremmo definire proprio Gabriella Montanari attraverso una descrizione. Una definizione, quella della compiuta e perfetta Young Angry Woman, definizione che di fatto colloca questa poetessa e questa poesia lungo un sentiero minoritario, antipetrarchesco, dice Angiulo ancora all'interno della prefazione. Perché insomma quei poeti che perseguono questa direzione, questa intenzione, li potremmo chiamare in qualche modo indignados. Il sentiero percorso già nel 300 da Cecco Angiolieri, è il sentiero percorso dai Bukowski, dai poeti maledetti, dove il gesto della creazione artistica, che è ben lungi dalla romanticheria classica, in senso antitetico, inglese e tedesca, è per Montanari paragonabile a un atto di minzione meditativa, provocatorio proprio perché ostentato, ostentato proprio perché naturale. In qualche modo, dice la Montanari, pisciare è come scrivere, lo stesso sfogo appagante, la soddisfazione di un bisogno impellente, l'espulsione catartica, l'eruzione che riscalda.